filo, sospendendo la ragione nelle gallerie ciclopiche dei sogni. Ho sempre guardato le tue gambe in un binocolo, ho sempre lasciato le risposte agli argonauti, ho sempre creduto poco nella matematica. Siamo con Matteo Perlati. Matteo, come è avvenuto il tuo incontro con la musica? È avvenuto in maniera casuale, direi, anche se oggi come oggi sono sempre più convinto che il caso c'entri sempre meno nelle vicende umane, insomma, che gli eventi credo che siano, abbiano sempre un filo di collegamento, abbiano una concatenazione. Comunque è successo che nel 91, tornando dalle vacanze estive, trovai un vecchio amico sulle scale di casa. In effetti aveva litigato con la moglie e l'unica cosa che aveva portato con sé era una chitarra, e quindi lo ospitai per una decina di giorni a casa mia, e fu allora che lo pregai, insomma, di darmi i primi rudimenti di questo strumento. Così ho incominciato a strimpellare le canzoni che amavo, quelle della grande tradizione cantautorale italiana. E così fui preso alla sprovvista quando, miracolosamente, dopo un anno e mezzo che facevo questo tipo di... che mi divertivo in questa maniera, scrissi una canzone nuova. Per me fu un'emozione grandissima, perché non mi meraviglia tanto la scrittura del testo, ma la melodia. Una melodia nuova per me è una sorta di miracolo, e quindi ne fui molto emozionato quando riuscii a scrivere questa canzone. Poi da allora in realtà ho scritto circa 160 canzoni, quindi la cosa si è ripetuta molte volte per mia gioia e mia gratitudine verso chi mi ha mandato tutto questo.